Senato d'Italia. Una frase forte quella del costituzionalista Ainis, lei ha detto di condividerla, perché? Allora, questa è una definizione del professor Ainis che è molto forte ma racchiude un significato, cioè del fatto che il Meridione negli ultimi anni è uscito dal dibattito pubblico e con questo diciamo che è stato anche trascurato. Gli indicatori purtroppo lo evidenziano e io ritengo che da lì bisogna ripartire, perché se noi vogliamo rimetterci in piedi non possiamo pensare di farlo solo a metà ma tutti insieme, quindi bisogna mettere al centro gli indicatori del Sud, che sono indicatori preoccupanti, e mettere a frutto le risorse del Sud, che ce ne sono tante, ma che purtroppo però non vengono sfruttate al meglio come si potrebbe. Qui bisogna sfatare un po' di miti, no? Anche sul fatto che c'è chi dice laddove non arriva lo Stato arriva la camorra, la mafia, l'andrangheta, perché dà qualcosa in cambio. Non dà niente in cambio la malavita, non dà niente, toglie e basta, crea sottosviluppo. Dunque ricominciamo dal fatto che la legalità premia sempre, quindi questo serve anche per far sì che i cittadini stessi non siano affascinati da questa dimensione, perché questa dimensione penalizza il territorio e penalizza ognuno. Tutte le persone che vivono sul territorio. Si vede, basta farsi un giro nei territori, si vede che laddove c'è la banda larga c'è sviluppo e c'è più possibilità di allargare le attività commerciali, le attività anche turistiche. Quando invece non c'è la banda larga ne risente la produzione e ne risente anche l'iniziativa privata. Quindi io ritengo che questo debba essere prioritario, perché questa è la fonte dello sviluppo, cioè oggi nella nostra era globale non possiamo più prescindere da internet, dalla banda larga. È come, come dire, è come l'acqua all'agricoltura: se non c'è acqua l'agricoltura si ferma, muore. Oggi appunto internet funziona così sull'impresa. I tempi, questo non sta a me stabilirlo, io spero che comunque ci si possa arrivare prima possibile. Il calo delle iscrizioni all'università è uno di quegli indicatori terribilmente preoccupanti, perché appunto se i giovani si allontanano dall'università limitano anche le loro capacità poi di avere un percorso. Noi sappiamo bene che chi ha il titolo di studio più alto ha più possibilità, quindi questo no, non una volta, anche oggi, perché si vede dai dati statistici, però noi dobbiamo anche culturalmente rivalorizzare l'aspetto della formazione e della cultura, perché per troppi anni è passato il principio che bastava essere furbi, bastava trovare la scorciatoia, la raccomandazione, quindi si è svalutato il senso della formazione e anche quello della cultura. Dunque ritengo che sia doveroso oggi invertire questo assetto e dare alla cultura il peso che ha, quindi bisogna investire di più anche nell'università. I paesi quando stanno in crisi normalmente investono in ricerca e in innovazione, noi l'abbiamo fatto troppo poco. Internet è un grande strumento di libertà. Dove arriva internet arriva più libertà, arriva più cultura, arriva più conoscenza, però internet non può essere una giungla dove i diritti vengono affidati alla legge del più forte. Lo ha detto molto bene il presidente Boldrini e io condivido, e quindi è giusto, è opportuno e naturale che sorgano dentro le università centri studio che si occupano di questo tipo di problematica. Voglio anche aggiungere che va data molta cura, molta attenzione a educare i giovani ad un uso critico di internet, che internet non è il Vangelo. Su internet, se io non so usarlo bene, su internet ci sono tante sciocchezze, no? Perché internet raccoglie tutto, non garantisce, non è che c'è un referee, non c'è qualcuno, non so, come la vecchia Treccani, c'era un comitato scientifico, quello che sta scritto là è valutato. Su internet c'è tanto, ma bisogna imparare una gestione critica, quindi è uno strumento straordinario di libertà e di progresso, non solo di sviluppo ma di progresso. Bisogna assolutamente che si metta in piedi un sistema di regole efficaci.